bario ed è l'acido della linea l'acido. Ciao! Oggi è una giornata molto molto calda, quindi vi chiedo scusa se sono veramente truccata poco, però fa caldissimo e non avevo voglia di truccarmi eccessivamente. Oggi faccio questo video review perché in tante mi avete chiesto, in particolare una ragazza mi ha chiesto diverse volte anche di parlare di una BB cream. La BB cream è questa, è dell'erborario e della linea acido ialuronico. La BB cream crema viso SPF 15 è un 50 ml per un costo di 19 euro. La BB cream si presenta con questo packaging dentro questa scatola. E già è molto carina perché l'interno è totalmente rosa, quindi tutto pieno di scritte appunto per, in cui ci sono spiegati tutti i prodotti della linea. E poi qua su questi invece sulle alette viene appunto detto che l'erborario ha cosmetici con materie prime di origine naturale e sono preparati in un impianto che appunto ha un sistema di gestione ambientale alimentato con energia rinnovabile a impatto zero e tutti i prodotti sono certificati da ICEA. Questa BB cream appunto viene definita un trattamento uniformante anti-age all'estratto di erica e con polifenoli di malto d'orzo. E, allora, io devo dire, a me piace. Io non... Nonostante abbia visto moltissime critiche a riguardo, a me questa BB cream piace. Ho visto anche delle ragazze che su YouTube, scusate, hanno pubblicato dei video proprio di applicazione di questa crema dicendo ah, è troppo aranciata, mi lascia aranciata. Io in questo momento ce l'ho su e vi assicuro, io la uso da un mese. Non la uso magari tutti i giorni, la uso soprattutto la sera a uscire perché magari in giornata o sono a casa, se vado via poco tempo uso altre creme magari più idratanti, però questa, con questa io mi trovo bene. Ha una coprenza medio-bassa, però a me piace perché dà un'uniformità all'incarnato che poche creme riescono a dare. Io mi stendo questa, tra l'altro dopo vi farò vedere, inserirò il video dell'applicazione del prodotto, così almeno potete vedere, testare proprio con mano o con gli occhi. Non mi dà segni aranciati, io non rimango aranciata, la differenza non si nota, magari lì dipende dal sottotono del nostro incarnato, dipende proprio dal colore della nostra pelle. Io quello non so dirvi, può essere che magari per certe ragazze non sia adatta. Vi faccio vedere uno swatch prima sulla mia mano, vedete? Dà questo effetto più compatto, più matte, che è quello che io proprio adoro di questa BB cream. Vi dico, io la sto usando anche adesso che magari prendo il sole, quindi sto scurendo un po', mi piace perché riesco comunque a usarla, non è una tonalità che in realtà si adatta alla carnagione, quindi io ne sono molto molto soddisfatta. Tante ragazze si fanno spaventare dal colore ed effettivamente è vero, il colore a prima vista, io anche quando mi avevano dato il campioncino che poi mi ha fatto scoprire questa crema, io subito sono rimasta un po' così perché ho detto mamma mia, questa è proprio arancione. Mi piace anche molto perché dà proprio grande luminosità al viso. Io adesso non, vabbè, ho la luce del sole in faccia, però dà proprio grande luminosità al viso, mi piace e non lo rende opaco, lo rende vivo. E io vi dico, io ho una pelle mista grassa, quindi va bene anche per le pelli miste grasse. Ho notato che passandola effettivamente si uniformava.
Vi consiglio di andare in erboristeria, nei punti vendita, all'erborario, nelle farmacie che hanno anche questi prodotti e chiedere un campioncino di prova prima di comprarla, perché è giusto che prima la proviate, perché comunque ha un prezzo non indifferente, questo ne sono più che consapevole. Eccoci per il video applicazione di questa crema. Questa. Allora, innanzitutto, se siete deboli di cuore non andate oltre perché man mano avvicinerò lo zoom al mio viso e il mio viso da appena sveglia è qualcosa di stravolgente. Infatti, anzi, tra l'altro, scusate di tutto l'ambaradan. Tra l'altro sono anche un po' raffreddata, stamattina mi sono svegliata con questa voce e quindi abbiate pazienza. È così. La crema vado appunto, vi faccio vedere come la stendo io normalmente e un piccolo pezzo vi faccio vedere anche come si potrebbe stendere con un classico pennello da fondotinta. Questo è della Elf, non è proprio uno spettacolo, ma io lo uso talmente poco il fondotinta che per quello che devo farne va benissimo. Quindi andiamo, io cosa faccio? Essendo la crema un po' difficile da stendere, io mi sono appena lavata il viso, quindi ho il viso anche per niente lucido, grasso. Io ne prendo una piccola quantità sul dito di solito, così, e poi vado a picchiettare e parto in questa maniera qui. Quindi metto poco prodotto per volta e lo lavoro bene con le mani. Una volta che l'ho stesa, ne prendo un'altra piccola quantità e proseguo così. Non so se si vede qualcosa perché ho la luce del sole e rimane subito più compatto, come e non la rimango aranciata perché il colore tra qui e qui è uguale. Faccio vedere col fondotinta come potrebbe andare. Ne metto un pochino sulla mano. Oddio, ho perso lo specchio. E poi la vado a prelevare con il pennello fondotinta, poco prodotto, lavorato ben bene. E poi vado a stenderla. In questa maniera qui. Con il pennello da fondotinta il prodotto rimane un po' più denso, quindi bisogna lavorarla bene bene bene. A me non piace particolarmente. Io preferisco che ci sia proprio solo una velatura della crema, però è una questione anche molto a livello personale, quindi mi piace perché appunto dà solo questo senso di velatura. È una sorta di crema semicolorata, più che una BB cream, che però dà questa compattezza che non mi dispiace. Poi comunque devo mettere un correttore per poter nascondere i brufoletti, le imperfezioni, perché comunque ho una pelle non molto bella, quindi ne ho tante imperfezioni da nascondere. E lascia proprio una buona base, va a riempire i buchi, tra virgolette. Mettendoci un correttore e poi una cipria, vado comunque a coprire i difetti, almeno quelli più grandi, che è quello in cui sono più interessata. Quindi questo è il video applicazione, vi lascio all'inci della crema. Quindi alla fine di tutto mi piace questa crema, sono soddisfatta del risultato che dà. Io la consiglio, mi sento magari sono proprio la pecora nera di YouTube, ma io consiglio questa crema perché mi ci trovo bene. Come avete visto, ha anche un inci più che accettabile. Io la sto usando da un mese e mezzo, continuerò a usarla anche adesso che vado in vacanza. Continuerò a usarla, penso, anche quando torno e più in là, perché a meno che proprio mi faccia questo effetto mascherone, ma non penso perché comunque ho già visto che quando ero già più chiara si adattava comunque al viso.
Quindi mi piace. Vi rimando adesso al prossimo video, vi ringrazio per aver visto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate, mi raccomando nei commenti se l'avete provata, se ne avete provata, consigliatemi altri BB cream, anche che costino un po' meno ma che diano un risultato più che positivo. Vi lascio il link qui del giveaway in corso. Mi raccomando, io adesso andrò in vacanza, ma il giveaway continuerà, quindi non continuate a commentare. Grazie mille, ci vediamo la prossima volta. Un bacione a tutti quanti. Ciao!